Ciao, sono Giuseppe Calcagno, presidente del corso di laurea magistrale in Scienze Tecniche delle Attività Motorie Preventive Adattate. Sono oggi qui con te per presentarti proprio questo corso di laurea dedicato ai laureati triennali in Scienze Motorie e costruito e disegnato per farti diventare, al termine dei 2 anni di corso, un vero professionista delle attività motorie preventive adattate. Nello specifico, al termine del percorso, sarà in grado di strutturare e condurre programmi di allenamento adattato per persone con patologie croniche disabilitanti, quali il diabete, le cardiopatie, l'obesità, l'ipertensione o anche malattie neurologiche, quali il Parkinson's, l'Huntington, la sclerosi multipla. Sarà in grado di disegnare, programmare e condurre programmi di allenamento per popolazioni speciali, quali ad esempio i bambini e gli anziani, o soggetti con disabilità intellettive o motorie, congenite o acquisite. Per non parlare del fatto che sarai ovviamente in grado di condurre programmi di riallenamento in soggetti che hanno seguito programmi di riabilitazione e fisioterapia. Sarai un professionista delle scienze motorie a 360 gradi. E questo grazie ai nostri corsi, ai nostri docenti, tutti specialisti e professionisti del settore che operano nel settore da anni ai massimi livelli e pubblicano ricerche scientifiche nel campo ogni anno. Come ovviamente già sai, il titolo di laurea magistrale è indispensabile se un domani vorrai affrontare concorsi pubblici per la scuola. E questo è il titolo giusto. Un'ultima cosa, il nostro corso ha un numero chiuso, possiamo accettare al massimo 100 studenti, non c'è una prova di selezione, per cui appena si apre il bando, ti consiglio, se sei davvero motivato, di iscriverti rapidamente. L'anno scorso, ai primi di settembre, i 100 posti erano già esauriti. In conclusione, se la tua passione sono le scienze motorie, se la tua mission è quello di fare attività fisica per il benessere e per la salute, questo è il corso che fa per te. Sarei davvero lieto e spero di incontrarti l'anno prossimo in aula. Ciao. Grazie.